rientra nelle attività culturali legate al progetto denominato Libri che Passione, portato avanti dall'Istituto Don Michele Arena di Sciacca, l'incontro con l'autore che si è svolto questa mattina all'interno dell'Aula Magna dell'Ipsia Miraglia. Protagonisti i docenti dell'Istituto Angela Marchica e Stefano Certa. Sono loro gli autori dei due volumi di informatica presentati oggi. Ero emozionato e commosso di concludere il mio percorso scolastico da dove l'ho iniziato. Veramente incontrare ragazzi, anche se per un'ora, come insegnante e come alunno di questa scuola mi ha gratificato moltissimo e mi ha commosso. Parliamo del lavoro che lei ha presentato oggi, cos'è e qual è l'utilità? Sì, sono due libri, il primo è informatica di base che permette il conseguimento della patente europea, prepara appunto al conseguimento della patente europea, il secondo è il libro di Word Advanced che mi ha richiesto molto fatica e permette ai ragazzi adesso di poter, sostenendo questo esame, basta un solo modulo, in questo caso di Word avanzato, per conseguire due punti, lo dico soprattutto ai giovani insegnanti, nelle graduatorie di istituto. Un contributo soprattutto per questi ragazzi per i quali restare concentrati a lungo in maniera astratta è difficile, per cui come diceva mio marito, studiare da un libro scritto in maniera tradizionale non è per tutti i nostri ragazzi. E allora i nostri appunti, il nostro libro è nato perché se fa seguire passo passo tutte le procedure al ragazzo tenendolo per mano, seguendo proprio rigo per rigo quello che c'è scritto, i ragazzi riescono alla fine di ogni esercizio a produrre comunque un qualcosa, un documento che attesta la loro attenzione, la loro concentrazione nel fare il lavoro. Abbiamo affrontato argomenti importanti nel quale ad esempio c'è il corso delle CDL, il quale può dare comunque nel curriculum stesso alla fine degli esami un qualcosa che aiuta nel mondo del lavoro, ma mi permetto anche di dire che oltre ad aiutare nel mondo del lavoro, quindi magari fare l'esame perché hai nel futuro qualcosa in più, insegna anche molto come corso in sé per sé. Infatti io stesso ho imparato molte cose che neanche sapevo, di programmi che utilizzavo spesso, ma non avevo mai appunto scoperto queste cose in più che sono riuscito appunto ad affrontare grazie all'esame. È un manuale per il Word, ma che in verità è una lezione di vita che mette al centro l'amore per la scuola, l'amore per la scrittura, l'amore per la volontà, ecco, della trasmissione del sapere attraverso la scuola. Voglio ricordare la fatica dell'insegnare e l'epica del docente, cioè quella straordinaria ed eroica avventura di chi oggi, ecco, nonostante tutto sembra cospirare contro le due, crede al cambiamento del mondo attraverso la fragilità di un libro, attraverso la fragilità di una lezione. Che bella esperienza che abbiamo vissuto oggi con la presentazione di un libro scritto da autori, ecco, docenti di questa scuola, già docenti di questa scuola, studenti di questa scuola. Veramente un modo bellissimo per chiudere un anno dedicato alla lettura, dedicato all'impegno, dedicato, ecco, all'emigrazione verso il digitale, dedicato alla nostalgia, ma perché no, alla voglia di scrivere altre pagine di futuro.